Ma buon giovedì a tutti voi! Come sempre, oggi vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, che vedremo dal 29 marzo al 2 di aprile. Bene, iniziamo! Dopo l'enorme difficoltà, la nuova collezione del Paradiso prende il volo. Gli abiti ideati da Gabriella Rossi vanno a ruba e sono chiacchieratissimi. Con loro, ovviamente, va avanti anche il nome della giovane stilista. Gabriella, però, lo sapete, è una donna di buon animo e così non vuole prendersi tutti i meriti del lavoro svolto. Per questo motivo decide di mettere in luce anche le sarte che hanno collaborato con lei e sceglie di far intervistare la più giovane, Maria. La ragazza è molto timida, ma viene aiutata da Federico e dalle Veneri, che danno una rinfrescata al suo look. Qualcuno però, dinanzi a ciò, storce il naso. Si tratta di Irene. Giuseppe si sta mettendo nei guai, ma ovviamente nasconde tutto alla sua famiglia. L'uomo però ha bisogno di denaro e ne parla prima con Agnese, alla quale dice che sta prendendo parte ad un grande affare, e poi chiede un prestito al Salvatore. Il giovane però non si fida di suo padre e i rapporti con lui si fanno sempre più sofferti. Agnese si sfoga con Armando e, come lei, anche Salvatore si sfoga con il magazziniere e poi con il suo amico fidato Marcello. A proposito di Marcello, a parte il fatto che continua ad avere problemi a causa di Sergio Castrese, dovete sapere che finalmente lui e Ludovica si avvicinano sempre più. Tant'è che per il ragazzo la Brancia fa un gesto meraviglioso e inaspettato. Peccato però che Federico non si sia reso conto ancora di nulla, visto che continua a focalizzare le sue attenzioni proprio su Ludovica. Mentre Stefania aspetta e spera. Adelaide, in continuo contrasto con Fiorenza, vuole salvare il matrimonio di Marta e Vittorio. Per questo motivo la contessina affronta Dante Romagnoli e gli consiglia di stare alla larga da sua nipote. Intanto Vittorio, ancora ignaro di tutto, continua a stringere un rapporto fortissimo con i suoi nipoti, Serena e Pietro, così forte che la piccola Serena parla di suo zio proprio come se fosse suo padre, il che emoziona Beatrice. Non è un gran momento per il povero Cosimo, che potrebbe diventare povero a tutti gli effetti. Ultimamente ha perso un sacco di soldi perché è saltato un grande affare con Umberto. Un giorno però, tra le mani di Gabriella, finisce una strana lettera firmata dal defunto Arturo Bergamini. Nella missiva ci sono scritte cose abbastanza inquietanti. Sembra quasi che Arturo avesse dei forti dubbi e sospetti proprio sul Guarnieri. Gabriella non sa cosa fare, non sa se deve mostrare la lettera a suo marito oppure no. Come vi ho accennato prima, tra Fiorenza ed Adelaide è guerra. L'una ricatta l'altra anche perché entrambe conoscono il segreto di Marta e Dante. Si raggiunge il limite e alla fine Fiorenza fa capire tutto a Vittorio, al quale crolla il mondo addosso. Vittorio però decide di reagire ed affrontare la situazione. Così, per prima cosa affronta Dante e succede un gran casino, e poi sceglie di fare le valigie per partire alla volta di Parigi. Lì incontrerà sua moglie e pretenderà spiegazioni da lei, visto che ora ha scoperto il suo gran segreto. Intanto, una sera, Beatrice riceve una brutta telefonata. Ma secondo voi, la coppia formata da Vittorio e Marta scoppierà? Cosa ne pensate? Se vi va, fatemi sapere. Io con le anticipazioni mi fermo qui. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.